I giovani imprenditori di Confartigianato pronti per le sfide dell'economia 4.0. L'eccellenza manifatturiera italiana attesa a novembre all'International China Import Expo. Il 1° giugno si celebra la giornata europea degli odontotecnici, focus e approfondimenti in tutta Italia. Confartigianato Autoriparazione ad Auto Promotech Conference per analizzare i nuovi scenari dell'automotive. Energia. I fornitori chiedono gli oneri burocratici alle imprese terremotate. C'è una legge però che lo vieta e Confartigianato denuncia. Bentornati all'appuntamento settimanale con il TG di Confartigianato. We Know How, prevedere e modellare il cambiamento, è il titolo della convention annuale dei giovani imprenditori di Confartigianato che si è svolta a Roma il 18 e 19 maggio. Impresa 4.0, alternanza scuola-lavoro, welfare, i temi discussi nelle due giornate. Ce ne parla Lorenza Vanessi. Il fattore umano deve guidare la rivoluzione tecnologica delle imprese, la formazione al lavoro delle nuove generazioni, i cambiamenti nel welfare. Ne sono convinti i giovani imprenditori di Confartigianato, riuniti a Roma il 18 e il 19 maggio per la convention annuale del movimento. In 150 provenienti da tutta Italia si sono confrontati sulle sfide che attendono le nuove leve dell'artigianato e delle piccole imprese. Damiano Pietri, presidente dei giovani imprenditori, ha le idee chiare su cosa serve alle piccole imprese. Impresa 4.0, abbiamo chiesto la proroga del piano, riteniamo che comunque sia un piano ben costruito, ben fatto, utile anche alle piccole imprese, però di fatto l'orizzonte temporale attuale è troppo breve, quindi chiediamo che il piano venga prorogato di altri 3 anni. Per noi giovani l'accesso al credito rimane un problema grosso e quindi chiediamo degli aiuti affinché questo problema venga risolto. Investimenti in formazione, investimenti in cultura, chiediamo che vengano istituiti dei voucher che gli imprenditori possono usare appunto per investire nella propria formazione e anche nella formazione e nelle competenze dei propri collaboratori. Quando i ragazzi vengono in azienda vorremmo che questi percorsi fossero meglio costruiti, quindi con dei colloqui iniziali, con dei percorsi meglio fatti con gli studenti e che tra l'altro non siano fini a se stessi, ma che siano duraturi nel tempo. Per noi giovani imprenditori investire in welfare significa investire nella comunità e nel benessere dei nostri territori nelle quali le nostre imprese sono insediate. Significa investire nei propri collaboratori, significa creare delle condizioni affinché sia gli imprenditori ma anche i nostri collaboratori stiano meglio e riescono a conciliare al meglio quelle che sono le esigenze della propria famiglia o le proprie esigenze personali con le attività lavorative sempre impegnative. L'innovazione digitale, ha detto il presidente di Confartigianato Giorgio Merletti, deve servire a potenziare il valore artigiano, a realizzare ancor meglio i prodotti già belli, ben fatti e su misura delle piccole imprese. Ed è il capitale umano a spiccare nelle rilevazioni statistiche presentate da Enrico Quintavalle, responsabile dell'Ufficio Studi Confederale, dalle quali emerge una fotografia di giovani artigiani 4.0 fortemente orientati all'innovazione. La tecnologia dal volto umano ha dominato anche la tavola rotonda dedicata alle opportunità della rivoluzione digitale per le piccole imprese. Lorenzo Basso, promotore e relatore dell'indagine conoscitiva Impresa 4.0 del Parlamento, ha detto che l'innovazione può dare buoni frutti se poggia sul valore relazionale. Quello che serve soprattutto per la micro piccola impresa è una garanzia al credito per l'investimento iniziale. L'innovazione porta risultati, li porta sul medio lungo periodo, serve però la fiducia del credito è fondamentale. Strumenti come il blockchain, spiegato da Mauro Bellini, direttore responsabile di Blockchain for Innovation, e il Fab Lab, illustrato da Amleto Picerso Ceraso, responsabile di Mediterranea Fab Lab, sono un mezzo, non un fine, al servizio delle imprese per realizzare prodotti sempre più sofisticati e per certificare la qualità Made in Italy, come i sistemi ergonomici prodotti dalla BNP, il cui titolare Cesare Zaccaria ha spiegato che servono per far star bene le persone, un esempio di azienda in cui l'uomo e la macchina collaborano e l'innovazione robotica è al servizio della persona. Insomma, è l'uomo che fa la differenza e allora anche un piano come Impresa 4.0 deve essere a misura di micro e piccole imprese artigiane. Lo hanno sottolineato l'onorevole Andrea Vallascas, deputato del Movimento 5 Stelle, e l'onorevole Antonio Palmieri, deputato di Forza Italia.
La manifattura digitale darà la possibilità di personalizzare i prodotti e quindi più spazio ovviamente alla creatività e ai piccoli imprenditori che potranno quindi agire sul mercato. Aiutiamoci insieme a disboscare le norme burocratiche che impediscono alle aziende di lavorare a prescindere dal digitale. E per Francesco Simone, direttore generale di Artigiancassa, la politica, le istituzioni, il sistema del credito devono saper giocare insieme con le piccole imprese la partita dell'innovazione, che si vince anche con i Digital Innovation Hub creati dalle associazioni del sistema Confartigianato, come quello di Ancona, la cui attività è stata presentata da Andrea Dini. Ed è ancora il sistema Confartigianato il protagonista degli sforzi per avvicinare la scuola all'impresa e costruire nuove opportunità per i giovani. È il caso dell'alternanza scuola-lavoro tra studenti ed eccellenze artigiane realizzata con il liceo dell'artigianato di Arezzo. Se per l'onorevole Simona Malpezzi, senatrice PD, e Andrea Gerosa, cofondatore di Think Young, l'alternanza scuola-lavoro è una strada irrinunciabile, a renderla praticabile con successo sono la concretezza e la collaborazione con Confartigianato, come ha sottolineato Elena Donazzan, assessore a istruzione, formazione e lavoro della Regione Veneto. Il 60% dei giovani che oggi sono a scuola faranno che domani non esistono. Chi si occupa di politiche educative deve provare a dare un tentativo di risposta e lo dà offrendo strumenti. Gli strumenti sono le competenze. L'alternanza per noi era una scommessa in questa direzione. La persona è al centro anche di un nuovo sistema di welfare che deve puntare al benessere degli imprenditori, dei loro dipendenti e deve creare valore per la comunità di appartenenza. Lo ha sottolineato Rosa Gentile, delegata ai movimenti di Confartigianato. E il modello olivettiano che alla convention è stato illustrato da Beniamino De Liguori Carino, segretario generale della Fondazione Adriano Olivetti. Una lezione, quella di Olivetti, che può dare risposte efficaci all'allarme sul rischio di esplosione della spesa sociale lanciato da Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali. Si spende troppo e male e allora bisogna tagliare gli sprechi, ha detto Guido Crosetto, deputato di Fratelli d'Italia, e puntare sul welfare aziendale e sulla collaborazione pubblico-privato. Una strada sulla quale si sono detti d'accordo tutti i partecipanti alla tavola rotonda che ha concluso i lavori della convention. Dall'imprenditrice Barbara Burioli, titolare di Siropac Italia, al presidente nazionale del Forum delle Famiglie Gigi De Palo, da Giuseppe Roma, presidente di Rete Urbana delle Rappresentanze, ad Andrea Rapaccini di MBS Consulting. Nei prossimi 5 anni la Cina intende importare beni e servizi per un valore di 10.000 miliardi di dollari. Il nuovo corso della politica commerciale del colosso asiatico debutterà con la prima edizione di China International Import Expo, che si terrà dal 5 al 10 novembre 2018 a Shanghai ed è stata annunciata dal presidente Xi Jinping come il più grande evento fieristico dedicato all'importazione di prodotti esteri. ICE Agenzia organizza in collaborazione con Confartigianato la presenza collettiva delle aziende italiane. Il termine per inviare le richieste di partecipazione scade il 28 maggio. Per informazioni si può contattare il settore internazionalizzazione di Confartigianato agli indirizzi mail indicati in sovraimpressione. L'Europa celebra gli odontotecnici, uno dei mestieri che sta subendo un cambiamento profondo, radicale, dal punto di vista delle tecnologie e delle regole del mercato. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. Il 1 giugno è la data scelta dalla Federazione Europea per celebrare gli odontotecnici, con una giornata ricca di approfondimenti sulle tante novità che negli ultimi anni hanno trasformato questo mestiere. La tecnologia digitale, le innovazioni nei materiali e nelle tecniche utilizzate e la mancata definizione del profilo professionale sono soltanto alcuni dei temi caldi appuntati sull'agenda degli artigiani del settore. Le celebrazioni per la giornata europea, allora, vogliono andare nella direzione di approfondire questi temi e di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di affidarsi a mani preparate e competenti. La categoria è ancora regolamentata da un regio decreto del 1928, che non garantisce la titolarità dei dispositivi medici su misura realizzati dagli odontotecnici e, complice la tecnologia, ha visto entrare nel mercato realtà internazionali e industriali, che sfruttano la tecnologia CAD-CAM per creare il modello digitale in Italia e farlo realizzare all'estero, a costi di produzione decisamente più bassi. Un giro economico che non garantisce la salute dei cittadini e la sicurezza dei dispositivi realizzati.
Recentemente, Confartigianato Odontotecnici ha convinto l'Unione Europea ad intervenire a difesa delle produzioni di qualità, ma troppo spesso il mercato è contaminato da tecnici improvvisati e protesi su misura che arrivano dall'estero. Confartigianato Autoriparazione sarà protagonista ad Auto Promotech Conference, gli stati generali dell'autoriparazione, che si svolgerà il 13 e 14 giugno a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Al centro dell'evento il futuro di un settore profondamente trasformato dall'innovazione tecnologica. Officina 4.0, digitale e nuova mobilità saranno i temi sui quali si confronteranno gli imprenditori. Confartigianato promuove la partecipazione all'iniziativa con sconti e condizioni esclusive. Per legge, alle imprese delle zone colpite dai terremoti non si applicano gli oneri in bolletta. A Terni e Macerata, però, i fornitori continuano a battere cassa alle imprese. La denuncia di Confartigianato nel servizio di Fabrizio Cassieri. La delibera 252/2017 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas parla chiaro. Per 3 anni dal terremoto del 2016 sono azzerate le componenti tariffarie di luce e gas nelle bollette delle famiglie e delle imprese colpite dal sisma. Una norma per cui Confartigianato si era battuta, riuscendo ad ottenere un aiuto importante per tante imprese messe in ginocchio dalle drammatiche scosse del 2016, che per 36 mesi potranno pagare soltanto i consumi energetici e non i vari oneri di sistema, di trasporto e di servizio che ogni cittadino ed imprenditore trova normalmente in bolletta. Oggi però le associazioni di Terni e Macerata stanno denunciando casi sempre più frequenti di fornitori che, in barba alla norma, battono cassa alle imprese, chiedendo il pagamento degli oneri, quasi il 50% del conto totale, di una bolletta energetica. Per le aziende situate nelle cratere ovviamente la situazione è dannatamente complicata. Già viviamo una situazione di estrema difficoltà e vorremmo che almeno una norma venga rispettata, è solamente da applicare una norma. Il peso percentuale consideriamo che può attestarsi da un 35-40% del costo totale della fattura, per cui un'agevolazione dello Stato per il momento per 36 mesi era sicuramente un aiuto che lo Stato riconosceva alle popolazioni, ai privati e alle aziende situate nelle cratere, che però questa agevolazione viene di fatto vanificata perché per sistemi poco comprensibili molti fornitori comunque seguitano ad addebitare questi oneri, con tutto quello che questo significa, dover presentare dei reclami, dover presentare delle richieste di rimborso, quindi una burocrazia che vorremmo evitare. Una situazione su cui Confartigianato è intervenuta con una segnalazione all'Autorità per l'Energia, denunciando i casi di 4 fornitori tra i principali del mercato energetico italiano. Roma, 24 maggio. Corso di carico sicuro per gli autotrasportatori. Confartigianato Trasporti organizza una giornata formativa dedicata a funzionari e segretari delle associazioni territoriali per offrire un prezioso servizio a imprese di trasporto e conducenti professionali. Come sempre in chiusura concludiamo con il numero della settimana, la nostra rubrica. 138.720 è il numero delle imprese artigiane guidate da giovani, ai quali facciamo i nostri auguri. Bene, è tutto. L'appuntamento come sempre è per lunedì prossimo sul nostro sito e sul nostro canale YouTube. Buona settimana e buon lavoro.